anno scolastico, quindi avete imparato qualcosa di nuovo, avete appreso questo ragionamento statistico. Come ha funzionato per voi? Per me è stata un'esperienza nuova e essere arrivata prima a questo concorso cioè, mi ha anche portato a piacere maggiormente la matematica, ma soprattutto la statistica. Io sono arrivato terzo nella gara del quarto e mi ha fatto molto piacere. Da questo punto di vista statistico già sapevo abbastanza cose, ma comunque ho scoperto nuove parti di questo argomento. Noi abbiamo partecipato al premio della didattica della statistica proponendo una ricerca fatta sul campo da parte dei ragazzi che hanno costruito un questionario e l'hanno somministrato sia a studenti della scuola che a studenti di altre scuole, nonché ad adulti. Hanno elaborato i risultati e hanno preparato un video per presentare i risultati ottenuti. L'oggetto della ricerca è stato i pregi e i difetti della tecnologia che avanza, ovvero degli smartphone, quindi gli adolescenti che si separano dai loro amici per stare sul telefono, quanto tempo si sta sul telefono e anche le malattie e i problemi che può causare un uso prolungato del telefono o delle nuove tecnologie. Ci ha unito molto come classe questa esperienza e penso che possano confermare anche i miei compagni. Noi qua siamo in rappresentanza degli altri, tutti i nostri compagni di classe, ma direi che non c'è stata una fase che ci ha più interessato, perché sono state tutte molto piacevoli come lavoro di gruppo. Quella che personalmente mi è piaciuta di più è stato il questionario, perché non solo abbiamo esposto a tutti quanti ciò che avevamo fatto, ma ci siamo anche esaminati noi stessi vedendo se ciò che avevamo scritto fosse possibile o meno da analizzare. Stats Under the Stars, che si è svolta la notte del 20 giugno 2018. Sì, è una competizione che si è svolta a Palermo, organizzata dall'Università di Palermo insieme all'azienda Findomestiche, che ci ha chiesto di fare un problema di classificazione su dei loro clienti, ed è stata una competizione molto interessante e molto bella, svoltasi durante la notte, e diciamo siamo riusciti a vincere questa competizione nonostante le difficoltà di stanchezza e di diciamo difficoltà statistiche. Beh, sicuramente diciamo le difficoltà erano dal punto di vista del tempo, come ha detto lei, in quanto era tutto concentrato in una notte, si iniziava circa dalle 7 di sera fino poi alle 7 di mattina. E diciamo che la chiave di svolta è stato appunto il fatto di collaborare, di essere in team, che ci ha permesso diciamo di unire quello che era un approccio teorico, un approccio dal punto di vista pratico, dove appunto abbiamo applicato le tecniche di machine learning, quindi proprie della statistica applicata all'informatica.